Bene, direi che se ci sono delle domande possiamo tenerle per la parte finale e andiamo magari avanti con le presentazioni degli argomenti adesso, dei temi. Beh, c'è una... Non è semplice affrontare il tema, bisogna così considerare qualche spunto che può essere l'inizio di un lavoro. Innanzitutto io parto dall'agricoltura, è quello di domandarsi di cosa si occupa un agricoltore in realtà. Beh, qualcosa è stato detto anche in modo molto chiaro. Qui si tratta, specialmente in questo momento, di prendersi cura. L'agricoltore ha fatto questo storicamente, ma mai come in questi tempi il termine è da usare propriamente. Cioè qui si tratta di prendersi cura nel senso terapeutico, mentre in passato poteva più significare prendersi cura nel senso di prendersi carico, avere attenzione per la pianta, per i suoli, per gli animali, per gli ambienti. In questo caso si tratta veramente di svolgere un'azione terapeutica. Ieri ero in un convegno presso la società umanitaria qui a Milano e c'era una persona che ha parlato dopo di me, che appunto in qualche modo criticava tutte le agricolture, compresa quella biodinamica, ispirandosi a una certa naturalità selvaggia della natura, del mondo. Ecco, a mio avviso non tiene presente che quello che è di questa terra in questo momento effettivamente è una condizione grave, per cui non ci si può limitare a conservare uno stato naturale che è difficilmente riconoscibile. Noi ci siamo presi un carico, quello di prendersi cura, come dicevo, nel passato, di questo pianeta, e l'abbiamo, come dire, antropizzato, l'abbiamo accostato, l'abbiamo affiancato all'uomo e l'abbiamo trasformato. Pensate cosa sono i nostri animali di allevamento. Sono esseri che abbiamo unito ai destini dell'uomo, e questo vale per le piante coltivate, non sono esseri di natura. Quando qualcuno vuole mettere un brevetto è perché pensa che quella pianta lì sia qualcosa che non appartiene a nessuno. In realtà dietro ci sono migliaia di anni di lavoro intenso, di grande sapienza dell'umanità, che ha trasformato quell'essere di natura in qualcosa che in realtà appartiene al destino dell'uomo. È una grande responsabilità. Ora, la nostra cultura, che è una cultura particolarmente distruttiva perché ha le sue radici nel materialismo, si trova ad affrontare il grave problema di appunto dissolvere tutto quello che cade sotto il suo dominio, pur avendo enormi competenze di carattere teorico e di carattere tecnologico. Ma questo è veramente un grande dramma, no? Di toccare e distruggere sui nostri tempi. Allora noi dobbiamo, come dire, svolgere un'azione curativa, e questo ci avvicina all'azione dei medici. Per me è molto importante aver imparato appunto dalle nostre frequentazioni che esiste un lavoro, e questo è un convegno che lo testimonia, di carattere interdisciplinare in ambito medico. Quanto è importante in questo momento avere un approccio che contempla una molteplicità di approcci. Penso che questo qui sia veramente una chiave della modernità. Abbiamo una pluralità di fonti a cui attingere per le nostre cose, e tutto sommato non c'è un archivio di fonti e di saperi che diventi estraneo in questo momento. Dobbiamo veramente fare questa grande azione, e si è parlato di quello che la dottoressa Glecker ha detto, parlava molto di questa compartecipazione, del fatto che c'è bisogno veramente di lavorare insieme. Ecco, l'agricoltura biodinamica, a mio avviso, tocca veramente questo punto. Ci sono grandi tradizioni che appartengono alla vita del mondo rurale. Una è quella del coltivatore di piante, ma l'altra è quella dell'allevatore. Ma poi c'è tutta la tradizione, come dire, sacerdotale che abitava, come anche quella dei difensori, no? Quelli che poi diventano i guerrieri. Il mondo rurale era abitato da tanti aspetti. Bene, nell'agricoltura biodinamica, come dire, confluiscono delle tradizioni che devono coesistere nel moderno agricoltore. Il moderno agricoltore è una persona che tutela il paesaggio, diciamo, svolge in modo, come dire, non violento un'azione di difesa del guerriero. E allo stesso tempo è l'artista del paesaggio, quello creativo che disegna, che modella, ma poi in lui confluiscono anche poi il terapeuta del terreno, ma in lui confluiscono due correnti, che sono due correnti che hanno dato vita alla socialità. La prima, diversificazione di compiti, è quella tra coltivatore e allevatore, no? Abele e Caino, se vogliamo, sono, li rappresentano.
con quanto conflitto in quel momento le due cose hanno è raccontato dai testi sacri, quanta difficoltà di un rapporto, è la prima divisione di compiti che noi leggiamo, non nei nostri testi antichi. Ebbene, l'agricoltura biodinamica cosa chiede? Che coesista in un'azione comune azioni che sono state storicamente anche separate, perché la realtà agricola biodinamica è una realtà, oggi si dice multifunzionale, è una realtà, noi diciamo anche a ciclo chiuso, è un organismo che contempla in sé tanti aspetti, non soltanto quelli che sono ascritti oggi all'agricoltura. L'agricoltura oggi è detta attività produttiva, noi sappiamo che non è solo questo, ovviamente ha tutta una sfera dell'economia che le appartiene, ma essendo un'attività sociale contempla cultura, contempla anche regolazione dei rapporti, il buon diritto fa parte della vita dell'agricoltura, quindi viene chiesto a una realtà agricola biodinamica di essere per quel territorio l'ambiente della socialità, fare impresa da questo punto di vista, un'impresa di carattere sociale che ha un impatto, che si chiede innanzitutto quale impatto posso portare al di là del lucro, non è la sua finalità immediata, e non per un buonismo, perché veramente questo è il futuro sociale oggi. E l'esempio noi faremo dal 19 di gennaio, come del resto è tradizione non so da quanti anni, alla Zelata, un luogo dove noi facciamo formazione, un convegno di antroposofia, e lo fanno gli agricoltori, non fanno le persone che vivono in campagna, che a volte si domandano di questioni di arte, di terapia, eccetera. Tra l'altro c'è una lunga storia, il dottor Leonelli, di forte compenetrazione col mondo della medicina in questi convegni. È un esempio di come una realtà agricola non è bene che sia soltanto il mondo della produzione, e nell'essere comunque mondo agricolo di produzione deve saper far coincidere tutto. Lì dentro ci deve essere l'allevatore e il coltivatore, che finalmente si riuniscono due correnti che trovano unità in un'azienda a ciclo chiuso, cioè dove coesistono nelle rotazioni animale, piante. Ecco, questo è un elemento importante di salubrità, è una chiave, un modello che ci aiuta, probabilmente è un modello che possiamo con una buona fantasia portare in altri ambiti. L'agricoltura, dicevo, si è occupata di modellare i paesaggi, quindi regolare questo, ma ovviamente tanto di nutrire il pianeta. Tema di Expo, a volte si biascicano dei principi, che sono principi gravi, bisogna farli con un certo peso. Si tratta di nutrire questo pianeta, una tradizione sapienziale dell'agricoltura è riuscita a farlo a suo modo, noi abbiamo adesso la consegna generazionale di sapere come fare a nutrire il pianeta, non ci stiamo riuscendo bene, sappiamo che oltre 800 milioni di persone non accedono alle fonti minime per una buona nutrizione. Certo, da un lato appunto c'è la nutrizione, ma ovviamente l'alimentazione, oltre alla nutrizione, è anche cura. Tante volte sento dire il cibo deve essere una prima cura, quindi è un'altra delle possibilità che la nutrizione ci dà, ma in questo momento noi dobbiamo sapere che c'è una terza faccia della nutrizione, perché sapete, il cibo per la prima volta nella nostra generazione non è tutto nutrimento, per la prima volta il cibo è stato sempre nutrimento, in Toscana non so qui si dice quello che non ammazza ingrassa, ebbene siamo in un tempo in cui ciò che ingrassa ammazza, cioè per la prima volta il cibo si può accostare a una parola che è ovviamente incompatibile, spazzatura, cioè un cibo che non nutre, è un passaggio interessante, quindi dobbiamo contemplare, quindi, una terza valenza, c'è quella terapeutica del cibo, c'è quella nutrizionale del cibo, ma poi c'è quella, ahimè, del cibo come veleno, come distruzione. Il cibo ha questa natura in sé, cioè mangiare è distruggere, questo lo sappiamo, noi dobbiamo distruggere perché, come dire, quella sostanza possa in qualche modo attraversarci, altrimenti sarebbe un veleno. Ecco, è un cibo che non si lascia, che non si abbandona a questo grande sacrificio. Qualsiasi essere noi mangiamo, sia un animale o una pianta, come dire, si abbandona a questo sacrificio. Un cibo che diventa veleno è un cibo che non entra in questo rapporto. No? È un grande problema, lo fabbrichiamo noi questo mostro, è quello che stiamo facendo. Dobbiamo fare molta attenzione a questa grande importanza. Ora, la cultura materialistica ci dice noi siamo quello che mangiamo, capite? La sostanza materiale è il punto di snodo che ci individua, e questo ovviamente è una banalità, ma una banalità che ci parla di una cultura materialistica. Noi non siamo quello che mangiamo, perché fortunatamente le sostanze che prendiamo non diventano noi stessi, ma noi in effetti siamo come mangiamo, cioè parliamo di una imitazione, noi distruggiamo quello che mangiamo, ma ne assumiamo in qualche modo i modelli, le forme. Se mangiamo dei grassi, dei cattivi grassi,
costruiremo dei cattivi grassi dentro di noi, se mangiamo dei buoni grassi e via via. Cioè si fa questo, è un atto di sacrificio che comporta morte e ricostruzione di un proprio tessuto, ma quel tessuto risente di questa imitazione. Steiner parla di questo a proposito della alimentazione della terra, cioè della concimazione. Importantissimo, nutrire la terra, concimare e nutrire la terra, non certo le piante. Questo è un concetto importante di cultura biodinamica, non certo le piante. Noi nutriamo la terra, sarà la terra a sua volta a avere questo compito di nutrire le nostre piante. Ci vuole grande fiducia per fare questo. Un tempo l'essere umano l'aveva, oggi siamo molto più dubitabondi sul fatto che ci si può affidare agli altri ed essere sereni, e quindi abbiamo bisogno di nutrire direttamente le piante per portare il prodotto a casa. È chiaro che una valenza importante dei prodotti dell'agricoltura ben fatti è anche quello appunto delle forze terapeutiche. Quindi si apre un grande tema del perché, per esempio, delle case farmaceutiche come Veleda e Bala privilegiano i prodotti dell'agricoltura biodinamica. Noi sappiamo che in agricoltura biodinamica quello che viene coltivato arriva a un grado di maturazione molto più elevato di quello che farebbe con una semplice coltivazione più biologica. Arrivano le sostanze a essere molto più complesse e articolate. La pianta va un po' oltre se stessa, si guadagna un altro gradino nella complessità che l'uomo ha cercato di dargli nel coltivarla. E quindi sappiamo che questo tipo, questa peculiarità diventa in qualche modo patrimonio terapeutico anche. Ma un altro aspetto è della nutrizione, è quello che noi effettivamente abbiamo, come dire, un grande problema, nel senso che oggi le piante sono nutrite, come vi dicevo, per via dei minerali, tra l'altro di sintesi, ma minerali sintetici. L'agricoltura oggi si basa su un grande input energetico che viene dato dalla chimica di sintesi, e le piante sono nutrite in questo modo. Steiner, nel corso di agricoltura, ci dice che questo è patologico. Non nutrite per via minerale le piante, perché finiranno per assomigliare al gradino minerale stesso, e non è la natura di un vegetale quello di essere identificabile con la mineralità stessa, è una degradazione. Il minerale, bene, in se stesso completa se stesso manifestandosi come tale. Quando in un altro regno avviene questo tipo di somiglianza, le cose non vanno bene. Se voi avete da mangiare, io vi dicevo prima, siamo come quello che mangiamo, finiamo per un po' per assomigliarli. Il regno minerale in questo senso ha bisogno di essere reso vivente perché la pianta possa prenderlo. Noi non assumiamo, i metalli entrano nel metabolismo delle piante, il ferro entra nel metabolismo delle piante, ma in realtà non entra come tale, entra come chelato di ferro. Cosa vuol dire? Che il ferro è stato trasformato da particolari condizioni viventi. Ci sono dei batteri che, come dire, digeriscono il ferro e lo rendono diverso, non è più ferro, ma è una particolare condizione di tipo organico, vivente del ferro. Per fare questo occorre che l'ambiente abbia una certa acidità, cioè occorre quindi ambiente, essere vivente. La pianta prende un elemento che è stato reso vivente, questo è il passaggio differente. Ora, questo è da capire bene, quando una pianta si nutre, tende a nutrirsi per la quasi totalità, come del resto noi assimiliamo anche il sale da cucina e cloruro di sodio, prendiamo minerale, no? Tal quale, ma per la maggior parte noi abbiamo bisogno di qualcosa che è organico, che è vivente, siamo molto selettivi. La pianta anche ha bisogno quasi per la maggior parte di elementi resi organici. Quando noi diamo alla pianta qualcosa che non è vivente, la abbassiamo a un livello di morte, e quindi la pianta tende ad ammalarsi, questo è evidente. Ora, mi fa pensare il fatto che in medicina antroposofica esistano dei rimedi in cui piante vengono nutrite direttamente con metalli molto, molto trasformati da processi complessi, eccetera. Allora, questo è molto interessante, perché uno Steiner che ci dice non nutrite le piante dando direttamente sostanze minerali, eccetera, perché questo qui è patologico, nel caso in cui prova a sviluppare dei rimedi per la salute, come dire, forza le piante in una direzione che noi sappiamo è di squilibrio. E in fondo la nutrizione si poggia sulla valorizzazione di squilibri, fino addirittura alla valorizzazione di veri e propri capovolgimenti. Che cosa voglio dire? Le piante che non sono quelle naturali, ma che sono quelle coltivate, sono tra virgolette delle mostruosità, no? Pensate alla carota, se conoscete la carota selvatica, la carota diventa
è colorata come un frutto, diventa zuccherina, ha dentro gli oli essenziali, sostanze aromatiche che non appartengono normalmente alle radici. Cos'è stato fatto? In qualche modo una mostruosità. Se prendete una carota, ha una parte aerea che è un nulla, è la carota che è, no? È la radice che è diventata il tutto della pianta. Prendete un cavolo cappuccio, le foglie che non svolgono più la funzione di foglie, ma che quasi diventano un frutto, pensate a quelli rossi. Un bambino lo vede e dice, ma questo è un frutto. Ha ragione, formalmente gli assomiglia e sta svolgendo quella funzione. Allora, vedete, la nutrizione viene da questo tipo di trasformazione, molto interessante. E invece addirittura la terapeuticità è ancora andare oltre e addirittura spostare in altre parti della pianta caratteristiche che normalmente dovrebbero, come dire, nutrire. Pensiamo, non so, alla liquirizia. La liquirizia è una radice che, per esempio, agisce sulla digestione. Vedete che le radici assomigliano un po' alla testa dell'uomo, normalmente nella nutrizione agiscono più per sostenere questa parte. Ci sono capovolgimenti, o pensate per esempio alle armelline, sono i piccoli semi delle pesche. Sapete, le pesche sono il capovolgimento della mandorla. La mandorla ha il mallo verde fuori che è amaro, ha un po' di cianuro che è la sua protezione, e dentro ha invece la forza nutrizionale dentro il seme che contiene oli, sostanze aromatiche preziosissime, terapeutica addirittura. E i persiani la capovolgono e fanno la pesca che fuori invece la parte nutrizionale, dentro a questo seme molto impoverito di forza, di seme, e ed è amaro perché è dentro il cianuro. Ecco, questo capovolgimento fa di questo seme qualcosa che, come dire, è terapeutico, perché quelle sono sostanze che aiutano la digestione. Sono degli esempi, ma anche, come dire, l'olio d'oliva. L'olio normalmente è nel seme e non nel frutto. L'oliva lo porta nel frutto. L'olio d'oliva ha una sua capacità terapeutica. Tutto questo spostamento, dobbiamo considerare questo è un capovolgimento. Allora, da una parte c'è la nutrizione, che le piante vogliono avere per via organica. Sappiamo che, ahimè, è stato fatto un processo in cui la pianta viene portata giù e appesantita da qualcosa che appartiene alla subnatura, non è neanche quello che si chiama concimazione minerale, non è mineralità, è qualcosa che per via sintetica è stata portata ad essere un falso minerale. Ora, mi piacerebbe capire cosa succede quando, utilizzando i metalli, che so vengono trattati passando attraverso alcuni processi in cui in qualche modo il metallo, come dire, si emancipa dal peso della sua terrestrità, viene processato secondo processi che sono anche così, riprendono alcuni processi alchemici, come quasi a liberarsi dal fatto di essere soggetto a delle forze più minerali. Allora vedete, da un lato abbiamo la nutrizione tradizionale, si nutrivano le piante mettendoci delle sostanze organiche, questa è la tradizione. Nei nostri tempi abbiamo messo sostanze subnaturali che portano la pianta a diventare pesante e cieca a qualsiasi influenza. Pensate cosa significa portare una pianta ad assimilare sostanze che sono state un pochino, come dire, sollevate verso lo spirituale ed entra ed incontrano un metallo. È tutto un campo da capire. Che cosa succede a una pianta che viene alimentata con un metallo? E che tipo di metallo? Un metallo che ha tutte le caratteristiche dello squilibrio di quella pianta stessa. Una pianta che ha un tipo di tipologia riceve e alimentata con un metallo che ha quella stessa tendenza, in qualche modo si moltiplica sul piano superiore la tendenza. Noi sappiamo che questo è terapeutico. Per esempio, un cavallo è un essere scalpitante, voi sapete in pet therapy il cavallo è un essere nervoso, focoso il cavallo. E in pet therapy si usa, no, per dare calma alle persone che hanno dei problemi, di squilibri, ma questo gli antichi lo sapevano perché il cavallo era il simbolo dell'intelligenza, proprio perché il cavallo scalpitante, con questo suo grande sacrificio di essere nervoso, aveva liberato l'uomo da questo tipo di focosità che non fa ragionare, permetteva di essere intelligente. Infatti Ulisse il cavallo è un esempio, no? Questo lo sappiamo, quindi quando noi, come dire, portiamo questi squilibri, che sono sacrifici degli esseri viventi intorno a noi, piante e animali, a servizio dell'uomo, li potenziamo. È una chiave di lettura, una cosa interessantissima da vedere come può funzionare. Ma voglio dire una cosa ancora sulla nutrizione. Quando dicevo in biodinamica noi nutriamo il terreno, cosa voglio dire? Sarà il terreno a prendersi cura. Cosa vuol dire curare, se in qualche modo alimentare il terreno? Cosa sto alimentando? Sto alimentando la mineralità della terra? Non soltanto. Sì, curare il terreno significa anche curare il suo livello minerale, è uno dei livelli del terreno,
E lo si fa con elaborazioni meccaniche, lo si fa con tecniche come le marmature, cioè aggiunte di sostanza. Ma il terreno, bisogna saperlo, è un luogo ipercomplesso dove convivono sicuramente la mineralità, tutta la forza vegetale, quello che è l'eterico per noi, e quello che è la vita animale. Nel terreno c'è una grande quantità di microfauna e una grande presenza di astralità. Quindi nel terreno, in una forma ipercomplessa, coesistono in un grande mescolamento tutte queste, in una forma indistinta, cioè, come dire, è un grande ambiente lunare, la grande madre, luna madre, la grande madre, la madre terra è proprio questo ambiente che ha dentro minerale, vegetale e animale, e noi alimentiamo questi tre livelli. Questo dovrebbe essere la sana agricoltura biologica, organica. Ma noi sappiamo che, come dire, c'è un altro regno, per quanto un po' questo regno, come dire, che domina il pianeta, indubbiamente l'impronta umana è quello umano, l'impronta umana domina il pianeta. Tra l'altro noi chiamiamo l'essere sempre umano, in questo modo dovremmo sempre associargli anche la parola sapiens, insomma, è la parte che un po' trascuriamo, perché sapete, l'umanità, il termine humus, uomo, humus, umiltà, viene dalla terra. Sì, noi abbiamo quella componente, indubbiamente. Questa parte ipercomplessa che dicevo è la stessa componente che ci fa, che ci... Ma noi abbiamo anche quell'altra parte, quella della sapienza, la presenza di un principio individuale che abbiamo dentro e che chiamiamo con questo nome, ma che forse è uno dei diritti fondamentali dell'umanità, è quello di accedere alla sapienza, ed è un elemento molto trascurato. Allora, cosa si può fare del terreno? Questa grande madre terra, che ha un, come dire, una presenza lunare, può essere arricchita di un principio di individuazione per l'agricoltura dinamica, è fondamentale quello che si chiama fare della realtà agricola, dell'organismo, anche una individualità agricola. L'organismo contempla in sé una parte fisica, una parte eterica, e se è organismo deve avere una parte astrale. Questo è il suolo che ci hanno consegnato gli anni, ma noi con la biodinamica possiamo fare un altro passaggio, l'individualizzazione. Come dire, abbiamo un carbonio, che è questo carbonio che tutto contempla, dobbiamo avere un carbonio organico che invece piglia una forma che persiste nel tempo, che tramanda le forme. Questo è un aspetto, costruire una forma individualizzante del terreno, è la missione che ha l'agricoltura biodinamica, per la prima volta avere la madre terra ma anche il padre terra dentro una struttura del terreno che abbia una forma, che abbia un io, e riuscire ad aiutare la terra a far agire quel sole che in me, viviamo in un momento di buio, nonostante il sole abiti la terra, debba abitarlo, ma questa cosa è occultata. L'agricoltura biodinamica, diciamo, ha questo compito di illuminare. Allora, ritornando ai metalli vegetalizzabili, noi abbiamo questo tipo di questo scenario. La stessa cosa vedo per quanto riguarda, chiudo, per quanto riguarda i preparati biodinamici, soltanto con qualche battuta. Considerate, noi siamo 6 piante fondamentali per i preparati biodinamici. Cito soltanto l'esempio dell'ortica e della quercia, sono due preparati che in qualche modo a mio avviso si bilanciano. L'ortica, Steiner dice, è un soldato, è un generale che vuole mettere ordine. Guardate il suo aspetto, guardate i suoi aculei pieni di acido formico ma fatti di silice, e quando va in un terreno arriva sempre dove c'è disordine, lei vuole mettere ordine con le sue radici. Chi conosce un terreno che è stato, come dire, popolato da ortica selvatica sa cosa succede, un terreno ristrutturato è andato in forma. Quindi c'è questa tendenza, e che ha a che fare col ferro, con la marzialità. D'altro lato, noi usiamo la radice di quercia, c'è del calcio che è vegetale, ma è quasi prossimo a diventare animale, cioè questa immagine che Steiner dà. E cosa fa la quercia? Lotta sempre tra la rigidità, una pianta che tende, quella è piena di calcio, no? E soprattutto nella corteccia, quindi tende a bloccarsi, ad essere troppo formata e strutturata, e continuamente caos. Quindi la forza che vuole lussureggiare, che si controlla bloccandosi nel calcio. Allora immaginate, da un lato chi dà struttura forma, da un lato chi lotta continuamente per contenere questo eccessivo lussureggiare della forza vegetale. Questi due preparati che si bilanciano sono, come dire, azioni terapeutiche del terreno. E
Sarebbe interessante cominciare una ricerca che veda quali elementi vegetali sono entrati nei preparati biodinamici, quindi diciamo che agiscono sulla componente minerale, vegetale e animale del suolo, e quali e con quali altre essenze vegetali si lavori invece nella terapia sull'uomo. E perché ce ne sono altre che accompagnano magari le prime sostanze? Perché ci sono alcune piante che appartengono a entrambi, come dire, i medicamenti, quelli per l'uomo e per quelli per questa terra così malata. È un lavoro, a mio avviso, estremamente fecondo e interessante, è il fatto che, da un lato, nella medicina c'è bisogno di un approccio che contempli tutto, penso che sia l'essenza, no, della medicina antroposofica, quella di guardare all'uomo in questa sua totalità e di avere un approccio che contempla tanti approcci multidisciplinari. E lo stesso, questa è la natura della biodinamica, è una realtà dove deve coesistere un mondo intero e riuscire a stare in armonia. Queste due tipicità, secondo me, ci uniscono e ci danno uno stimolo per un lavoro